Insomma, quindi un po' di strada l'hai fatta. Nel 2007 fonda insieme ad amici, presumo musicisti, il gruppo Soquadro, con il quale ha suonato nella provincia di Pordenone e ne ha anche varcato i confini. Questa per te, da quello che ho visto nel tuo curriculum, è stata un'esperienza importante perché ti ha dato modo di imparare la gestione delle emozioni, no? Sicuramente. E quindi stare su un palco e cantare davanti a un pubblico ha effettivamente un certo grado elevato di emotività. Sì, però è sempre nuova l'emozione. Esatto, qui. Esatto. E poi ti dirò che finché c'è questa cosa qui vale la pena di cantare e di suonare, altrimenti è meglio andare a fare un'altra cosa. Esatto. E quindi hai imparato la gestione delle tue emozioni e poi questo ti ha dato modo anche di confrontarti con nuove realtà che ti hanno sicuramente arricchito sia per quanto riguarda l'aspetto musicale che personale. Stasera Andrea canta un brano di Cesare Cremonini. Esatto. Ti piace Cesare Cremonini in particolare? Sì, un sacco. Sì. Se no non l'avrei scelta. Allora questo è un brano nuovo di Cremonini, la nuova stella di Broadway. Sei tu lassù nel cielo.
se d'amore ti chiamano e ti vestirò come una stella di Broadway, New York, New York. È una scommessa d'amore, ti chiamano e ti vestirò come una stella di... Grazie a tutti.